Il tema di questi nostri convegni è proprio questo di un mantra su cui sono d'accordo tutte le forze politiche, non solo in Italia ma in Europa, questo mantra della soluzione due popoli, due stati, no? È una soluzione che, come è stato ricordato nella lettura di Christian, è emersa come possibile dagli accordi di Oslo 20 anni fa, ma che non si è mai realizzata. Se una soluzione non si realizza dopo 20 anni, qualche cosa, qualche problema ci deve evidentemente essere. E allora credo che bisogna dire due cose brevissime sul colonialismo. Noi italiani abbiamo dei precedenti coloniali, uno per tutti, il caso della Libia, 100 anni dopo, non avendo fatto i conti storici con il nostro colonialismo, siamo tornati ad attaccare la Libia. Ma il colonialismo italiano, come in Libia, come altri colonialismi, sono colonialismi che mirano a occupare un territorio, a sfruttare il lavoro degli indigeni e a sfruttare le risorse di quel territorio. Esiste un altro tipo di colonialismo, che è quello ricordato nella relazione precedente, che è il colonialismo di insediamento, che non ha come obiettivo di sfruttare il lavoro degli indigeni, ha l'obiettivo di espellere gli indigeni o di ridurli in Bantustan. È il caso, per esempio, dell'Australia, è stato a suo tempo il caso degli Stati Uniti, dove le 5 tribù, come è stato l'anno scorso ricordato in un articolo, le 5 tribù indiane non erano d'accordo nell'accettare la soluzione due popoli, due stati. Non erano d'accordo. Cioè, la proposta di dire vi mettiamo nelle riserve era sostanzialmente questa, no? La soluzione due popoli, due stati. No? Perché anche lì in Palestina significa poi costringere i palestinesi in 2 o 3 Bantustan che non sono nemmeno tra loro collegati. E alla fine però, siccome appunto i rapporti di forza erano sfavorevoli, la legge di giustizia, una tribù continuò a dire no, ma poi alla fine accettò anche lei e furono rinchiusi nelle riserve e poi i bianchi hanno provveduto alla cosiddetta quasi sterminio. Il sionismo, ci sono tante interpretazioni del sionismo, ma sostanzialmente riconducibili a due, no? Una che è stata a più riprese raccontata da esponenti per esempio della sinistra italiana. Mi ha raccontato un comunista palestinese che Achille Occhetto è andato a spiegare ai comunisti palestinesi che il sionismo è un movimento nazionale di liberazione. E io ricordo che nel dire queste cose gli si rizzavano i capelli a questo comunista palestinese. Poi c'è stato anche un altro signore più elegante, usava mettersi dei cashmere preziosi, no? Che è andato a incontrare il Parlamento palestinese dopo le elezioni del 2006, vinte regolarissimamente dal partito di Hamas, ma questo non è piaciuto a chi aveva voluto quelle elezioni, e ha detto ai palestinesi che Israele è un luogo dello spirito. No? Mi sono saltate due parole, il luogo dello spirito di sopraffazione, no? Allora sarebbe stato
Questo naturalmente secondo la mia interpretazione. L'altra interpretazione, diciamo, è quella che il sionismo, ma l'hanno sempre detto loro, non è che ce lo inventiamo noi, l'hanno detto loro in tutti i testi, dal test di Herzl, dai testi di Jabotinsky, che è uno di cui non si conosce molto il peso nella storia israeliana, ma hanno sempre detto che noi andavamo lì per fare uno stato ebraico, cioè per cacciare gli indigeni, no? E mandarli via, la famosa frase, la Palestina e la Giordania, cioè se ne devono andare. Allora, bisogna avere chiaro questo. Allora, se naturalmente è un processo, è un movimento di colonizzazione e di insediamento, come tutti comunque i movimenti di colonizzazione, c'è una sola soluzione ed è la decolonizzazione. E questo è un discorso che noi abbiamo portato avanti traducendo un libro importante di Gada Carvi. Dopo vi darò una volantina in cui sono elencati questi libri ed è elencato il sito dove potete trovare tutti gli interventi di questi convegni. Se c'è un processo di colonizzazione, ci deve, la soluzione è la decolonizzazione, e nel caso della Palestina, i palestinesi che fanno questo discorso, non solo loro, perché c'è anche molti ebrei che li seguono, sostengono che ci deve essere una decolonizzazione etica, cioè nessuno deve essere buttato a mare. Agata Carmi dice: non riconosco la legittimità della presenza della comunità ebraica, visto il modo con cui sono arrivati e quello che hanno fatto, però sono lì e nessuno, e noi dobbiamo arrivare a far convivere le diverse comunità che sono state elencate, cioè i palestinesi, i cittadini di Israele, quelli che sono in Cisgiordania e Gaza, i profughi, la comunità ebraica e gli esiliati, cioè quelli che non stanno all'estero ma non stanno nei campi profughi. Ora, noi facemmo nel 2006 a Biella un convegno importante, e a questo convegno riuscimmo a invitare, a far partecipare appunto Ilan Pappé, e da lì iniziò il processo di traduzione di questo libro, La pulizia etnica della Palestina, che è un nuovo paradigma di interpretazione appunto di tutta la storia, in particolare del periodo del 47-48, e c'era anche Tania Reinhardt, prematuramente scomparsa nel 2007, una linguista allieva di Noam Chomsky, un'analista politica straordinaria che ha scritto una serie di articoli importanti e due libri, uno dei quali pubblicato in Italia da Tropea Edizioni, Distruggere la Palestina, e c'era anche Gideon Levy, questo giornalista di Haaretz. E siccome la nostra abitudine era quella di cercare di, prima del convegno, di conoscere i relatori e di farci conoscere soprattutto, perché i relatori erano abbastanza noti, ma noi non eravamo conosciuti, io ho incontrato Ilan Pappé a Londra prima di questo seminario e appunto gli ho chiesto consiglio su chi invitare. Lui mi disse: invita, vedete i riferimenti, invita Gideon Levy. E lo abbiamo avuto per la seconda volta qui in Italia all'inizio di ottobre. Chi è Gideon Levy? È un giornalista importante di questo giornale, diciamo equivalente un po' alla Repubblica, questo giornale israeliano, ed è uno che ci ha raccontato innanzitutto nel suo intervento, no? Un po' della sua vita, del fatto che a 16 anni lui gira per l'Europa insieme ad altri giovani israeliani nazionalisti, convinti di dover diciamo influenzare, fare propaganda e così via, con un pullman davanti al quale c'era un'enorme bandiera israeliana,
ci ha ricordato che le prime scarpe eleganti le ha comprate appunto in questo viaggio a Milano. Eravamo molto giovani, lui dice, molto ingenui, molto stupidi, perché avevamo anche subito un lavaggio del cervello. E poi lui racconta di essere andato dopo il 67, accompagnato dai genitori, e essendo riuscito a ottenere un permesso particolare, perché non era subito dopo, non era possibile a tutti evidentemente entrare nei territori occupati, non è riuscito ad andare nei territori occupati, nei territori liberati, perché per un nazionalista israeliano quei territori lì erano territori liberati, adesso li chiamano anche territori contesi, no? E così lui continua a raccontare questa sua esperienza, in cui progressivamente l'esperienza diretta con quello che avviene crescendo non è che diminuisce l'umiltà, non è che diminuisce la stupidità, non è che diminuisce l'ingenuità, ma mano a mano, insomma, la forza dell'esistenza si afferma. E devo dire, e questo non è la prima volta che ci capita, che quando noi invitiamo israeliani e palestinesi, la dimensione dell'angoscia negli interventi degli israeliani è così marcata, così profonda, così evidente, mentre nei relatori palestinesi questo non accade, non accade, no? È il fatto di sapere, secondo me, la mia interpretazione, di essere nel torto, di essere nel torto. E lui descrive in questo intervento che ha fatto, come progressivamente, no, ha capito che questa soluzione due popoli, due stati non avrebbe mai funzionato, no? Si opponeva al boicottaggio e poi è diventato uno dei sostenitori del boicottaggio. Poi dice: io sono stato con la mia compagna Katrin, con la quale è anche venuto questa volta in Italia, e sono stato in Sudafrica. Certo, l'apartheid è finita, certi problemi non mancano, anzi i problemi sono anche gravi in Sudafrica, però è un paese più giusto, è un paese in cui i rapporti tra le componenti note di quel paese, no, sono rapporti che permettono di convivere perlomeno. E quindi, diciamo, il suo passaggio qui in Italia, questo ultimo passaggio, perché non c'erano stati articoli precedentemente in cui lui diceva questa cosa, è di sostenere appunto la soluzione, uno stato laico e democratico, come qualcuno la chiama, no, nella Palestina storica. E lui ricorda molte cose, ricorda di se stesso la cosa che considera più grave delle cose che ha fatto nella vita, di aver fatto per 4 anni il portavoce di Shimon Peres, no? E su due cose lui si sofferma in modo particolare, no? Si sofferma sul fatto della demonizzazione e della deumanizzazione dei palestinesi da parte degli israeliani. Ci sono altre due caratteristiche che non vanno dimenticate. Una è la demonizzazione dei palestinesi e l'altra la deumanizzazione dei palestinesi. È essenziale capire questo, perché questa è la chiave del comportamento israeliano. Da una parte, la convinzione profonda anche degli israeliani laici che noi siamo il popolo eletto, che noi siamo i migliori in tutto, e dall'altra una sistematica campagna che porta a considerare che i palestinesi non sono del tutto degli esseri umani.
L'altro giorno a un membro palestinese del Parlamento è stato chiesto da un giornalista, un po' per scherzo, un po' no, se fosse un palestinese o se fosse un dottore. Ma la deumanizzazione è molto più profonda. E voglio citare questo esempio, anche se è un esempio estremo. Nei giorni dell'operazione Piombo Fuso, 27 dicembre 2008, 18 gennaio del 2009, durante la quale sono stati uccisi oltre 1.400 palestinesi, furono uccisi due cani israeliani. Uno da un razzo, Qassam in un paese, l'altro al seguito delle truppe israeliane all'interno di Gaza. Questi due cani hanno avuto le prime pagine dei giornali, della stampa popolare, comprese foto anche del funerale, interviste ai proprietari, foto dei soldati che piangevano la loro morte. Negli stessi giorni decine di palestinesi venivano uccisi ogni giorno nell'operazione Piombo Fuso e i media israeliani davano questa notizia. Ma come la davano? A pagina 15, senza foto, senza alcun segno di umanità, senza nomi, semplicemente si diceva giorno per giorno, oggi 10 morti, 30, 100. Tutti sanno che nel giornalismo l'editing fa tutta la differenza, l'importanza e la rilevanza di una notizia. Nel caso dei cani il messaggio era molto chiaro. La notizia della morte dei cani era più importante o interessante della morte dei palestinesi. Come ho detto, si tratta di un esempio estremo, ma la deumanizzazione è portata avanti in modo sistematico nei mezzi di comunicazione israeliana da decenni. E la deumanizzazione è la chiave per capire la cecità degli israeliani, perché se i palestinesi non sono degli esseri umani, o come dice Omer Barghouti, relative humans, perché dovremmo preoccuparci della giustizia, dei diritti umani, della correttezza nei loro riguardi? Anche da questo punto di vista, nessun cambiamento si è notato dal 48. La storia di bugie che si racconta riguardo al 48 è la stessa di oggi, le stesse bugie che mi raccontavano poi rispetto alla prima, alla seconda intifada e o all'operazione Piombo Fuso. È esattamente lo stesso tipo di bugie, lo stesso tipo di narrazione, lo stesso tipo di approccio. Questo mi porta a concludere che gli israeliani ovviamente non pagano nessun prezzo dell'occupazione, nessun prezzo morale, nessun prezzo materiale, nessun prezzo in immagine di se stessi e neppure nella vita quotidiana che, come sapete, è buona in Israele. Finché gli israeliani non pagheranno un prezzo per l'occupazione, non aspettatevi nessun cambiamento dall'interno. Finché gli israeliani non pagheranno un prezzo per l'occupazione, non aspettatevi nessun cambiamento dall'interno. No? Ci sono alcuni che sostengono che ci sono gruppi all'interno della società israeliana che svolgono una funzione a sostegno di una soluzione pacifica, eccetera. No? Già nel 2005 Ilan Pappé, in un intervento a Friburgo, al forum sociale di Friburgo in Svizzera, disse: non esiste in Israele un movimento per la pace. Così come noi dobbiamo dire, noi che in parte facciamo parte del movimento per la pace, dobbiamo dire che anche in Italia non esiste un movimento per la pace. Qualcuno si sa. Una volta che ho detto questa cosa, qualcuno dei presenti si è scandalizzato. Ma in che senso non esiste? Nel senso di un movimento, sia in Israele, sia in Italia, sia in Europa, sia negli Stati Uniti, capace di incidere, di modificare di un millesimo, di millimetro la posizione dei governi occidentali. Noi abbiamo avuto altre stagioni. Abbiamo avuto altre stagioni. Ricordiamoci tutti la vicenda, per esempio, del Vietnam, no? In cui il movimento popolare contro la guerra in Vietnam è stata una delle componenti, no? Di una presa di coscienza collettiva. Tu hai letto Odio gli indifferenti.
no? Ma la dimensione che ci circonda è la dimensione della indifferenza. Questo è quello che caratterizza questa società italiana, no? È il cinismo, l'ipocrisia, la menzogna, l'indifferenza, no? L'incapacità di cogliere in questo momento il livello di sofferenza. Io sono un privilegiato, sono in pensione, ho lavorato all'Olivetti, ma ci rendiamo conto del livello di sofferenza di larga parte della popolazione? Un padre che perde il lavoro, insomma, voi lo vediamo, ma, no? Ma tutto continua a navigare appunto in questo viscido fango del referendum. Questo mi porta a concludere che finché gli israeliani non pagheranno un prezzo, non aspettatevi nessun cambiamento. Durante la seconda intifada, in cui gli israeliani hanno pagato un prezzo, non sono stati capaci di vedere la relazione tra l'occupazione e la rivolta, tra un'azione e le sue conseguenze. La violenza dei palestinesi durante la seconda intifada ha aiutato gli israeliani in realtà a tornare indietro all'idea che i palestinesi sono nati per uccidere. Uno storico famoso, Benny Morris, ha scritto che i palestinesi sono dei serial killer, in una famosa intervista dell'inizio del 2006 o 2004. Che non c'è alcuna possibilità di giustizia, di una soluzione pacifica, di vivere insieme. 10 anni dopo siamo esattamente allo stesso punto. 20 anni dopo, e con questo concludo, siamo molto distanti, ancora più distanti da una soluzione o da un cambiamento che venga dall'interno della società israeliana, se si accettano dei piccoli gruppi molto impegnati, attivi, ma marginalizzati, con un mondo estremamente passivo. Con un'opinione pubblica disinteressata o perlomeno meno interessata di 10 o 20 anni fa della questione palestinese, con l'aumento dell'islamofobia in Europa che contribuisce naturalmente al perpetuarsi dell'occupazione da parte di Israele, tutto questo mi spinge a una visione pessimistica del futuro. L'unica cosa ottimistica che posso dire è che tutte le mie previsioni in passato si sono rivelate errate, posso ancora sbagliare. Nel concludere l'intervento che poi ha fatto a Torino, ha detto: siccome io devo attrezzarmi a concludere questi miei discorsi pessimistici, no, una delle tecniche che ogni tanto uso è di dire: ma siccome quella zona lì è una zona di miracoli, un qualche miracolo prima o poi accadrà.